blog che parla di avventure? I miei genitori vogliono andare al Luna Park arcobaleno che c'è sul molo e mi hanno detto che è un posto magico. Ma la cosa più bella è che Laila e Shani verranno insieme a noi. Sarà una vacanza fatta insieme ad amici e familiari. Una vacanza amico-familiare. È arrivata l'ora di partire. Praticamente possiamo stare insieme non stop. È incredibile. Sono così impaziente di vedere il Luna Park. Da dove incominciamo? Vengo qui a trascorrere le vacanze sin da quando ero bambina. Secondo me dovreste iniziare dal molo che si trova là. Oh! Avete visto quante giostre? Pronte, ragazze! È ora di andare in perlustrazione! Ah, sono troppe le giostre da provare! Guardate quella ruota panoramica! Wow! C'è anche la giostra dei cavalli! Che meraviglia! Sono moto d'acqua. Prendi col cannocchiale e le vedrai meglio. Oh, sì, sono loro! Quanto mi piacerebbe fare un giro. Un attimo, e quello che cos'è? Sto venendo verso di noi. Oh! È uno squalo? Oh. Io non ho mai sentito parlare di squali rosa. Ma io so che ci sono dei delfini rosa. Sono rarissimi ed è un autentico privilegio poterli vedere. Allora, ragazze, com'è stato il vostro primo giorno? Fantastico, nonna! Abbiamo persino avvistato una pinna rosa in mare! E pensiamo che sia del rarissimo delfino rosa. Ah! Volete dire come questo? Sì! È esattamente come lui! Questa foto l'ho scattata quando ero bambina. Da allora, ogni qualvolta mi portassero sul molo, ci andavo sempre con la mia macchina fotografica perché speravo di fare una foto più bella. Ma non mi è mai più capitato di rivederlo. Ragazze, pensate anche voi quello che penso io? Nonna Pocket, andremo a cercare il delfino rosa e gli scatteremo una bella foto per te. Questa è la nostra missione. Dobbiamo trovare il rarissimo delfino rosa. Mi sento come un'esploratrice scientifica o una cacciatrice di tesori, o entrambe. Mi raccomando, seguite anche le prossime avventure. Ci vediamo presto. Ciao a tutti quanti! Un salutone da me, Laila e Polly, in diretta dalla spiaggia! Nell'ultimo vlog abbiamo avvistato quello che pensiamo che sia un rarissimo esemplare di delfino rosa! Per avere una prova cercheremo di scattargli una foto! Nonna Pocket sarà orgogliosa di noi! Coraggio, ragazze! Diamo inizio alle ricerche! Allora, secondo voi come facciamo a rintracciare questo delfino rosa? Potremmo salire sulla ruota panoramica, così forse dall'alto lo vedremo. Oh, facciamo un giro di perlustrazione con le moto d'acqua. Proviamole entrambe. Io intanto faccio qualche ricerca in rete sul delfino rosa. Polly? Laila? Shani? Ehi, bella! Che immaginava di trovarti qui? Ho una prozia che abita da queste parti e mi capita spesso di venire qui. Le migliori ruote panoramiche sono quelle sul mare. E voi dove stavate andando? A cercare un delfino tutto rosa. Visto che conosci bene la zona, non è che ne hai visto qualcuno di recente? Mi è capitato di vedere in giro qualche delfino, ma mai uno di colore rosa. Ma adesso che ci penso, tempo fa la prozia mi aveva raccontato una vecchia storia di pescatori che parlava della sirena arcobaleno! Racconta la leggenda che questa creatura mitologica protegga da sempre le acque circostanti il molo. Ma in fin dei conti è soltanto una favola. Per nostra sfortuna le sirene non esistono. A dire il vero, Bella, avrei qualcosa che potrebbe sorprenderti. Non sarebbe meglio andare in un posto più piccolo a chiacchierare? Potere mini Polly!
Un attimo, avete per caso visto delle sirene vere? Proprio così, ma soltanto una volta. Ed erano guardate a vista. Wow, allora la prozia aveva ragione. Oh, piacerebbe tanto anche a me vedere una sirena vera. Ragazze, e se il nostro delfino rosa fosse la sirena arcobaleno? C'è solo un modo per scoprirlo. Sparpagliamoci, così possiamo coprire più terreno. Volevo dire acqua. Se la sirena arcobaleno esiste davvero, la foto che scatteremo risulterà ancora più epica. E così questa nostra avventura è diventata mille volte più magica. Faccio quasi fatica a credere di avere trovato un'autentica sirena. E secondo voi che cos'è? Un delfino rosa o una sirena? Non perdetevi la nostra prossima avventura! Ciao a tutti quanti! Un saluto da Polly, Shani e Laila! Nell'ultimo vlog la nostra amica Bella ci ha parlato di una sirena che protegge le acque intorno al molo! Quello che credevamo fosse il delfino rosa in realtà potrebbe essere la sirena dell'arcobaleno! E così Bella ci aiuterà a trovarla! E adesso una bella foto! Dite sirena! Io e Polly andiamo alla ruota panoramica. E io e Bella invece andiamo in spiaggia. Andiamo! Da qua non si vede proprio niente. E tu invece, Polly? Forse mi è venuta un'idea. Pinna rosa. Oh, e adesso che cosa facciamo? Ci resta soltanto un giorno, poi dovremo tornare a casa. Oh, quanto mi piacerebbe scattare almeno una foto per la nonna. Beh, guarda il lato positivo. Si vede che oggi ci siamo divertite. Hai ragione, Laila. È stata una giornata grandiosa. E poi possiamo sempre sperare in domani. Avete ragione tutte e due! Non vorremmo arrenderci! Continuate a seguire la nostra avventura! Abbiamo ancora una possibilità di avvistare la sirena! Ciao a tutti quanti! Qui Laila, Polly e Shani, le vostre ricercatrici di sirene preferite a rapporto! Oggi è il nostro ultimo giorno di vacanza e non siamo ancora riuscite a trovare la sirena! No! Oh, non mi vengono idee! Le abbiamo già provate tutte! Forse dovremmo tornare dove abbiamo visto la pinna rosa il primo giorno. Niente. Ragazze, ho radunato le foto che abbiamo scattato durante la nostra vacanza. Venite a vedere. Visto quante avventure e quanti bei ricordi? Che cosa c'è? Noi speravamo di scattare un'altra foto molto speciale da aggiungere a queste. In effetti non siete riusciti a trovare il delfino rosa. E nemmeno la sirena.
Ma non potete negare di essere capitate in un sacco di bellissime avventure. Pensate a quanto vi siete divertite. Dovete sapere che spesso il premio vero sta nel viaggio stesso. Grazie, nonna. Hai ragione. Anche se non siamo riuscite a scattare quella foto, possiamo contare su una tonnellata di ricordi. Bravissime, così si fa. Ehi, ragazze, siete riuscite ad avvistare la sirena dell'arcobaleno? Hai forse detto sirena? No, ma ci siamo divertite un mondo nelle ricerche. Delfini, sirene, qualsiasi cosa abbiate cercato, ho la sensazione che abbiate trovato di meglio. La gioia di stare con le vostre amiche. Che cosa ne direste di fare ancora una foto, eh? Pronte per la foto di gruppo sul volo! E ora dite tutte ricordi! Ricordi! Quell'onda ci ha proprio colte di sorpresa! Un momento! Ma quello non è il delfino rosa! Oh, davvero? Lasciami vedere! Eccolo qui! Ma se questo è il delfino, questa cos'è? Non ci posso credere! Oh. Un attimo! Lasciatemi vedere! Oh. Santo cielo, è proprio lei! Oh. È quella lì! La sirena dell'arcobaleno! A quanto pare, il delfino rosa e la sirena dell'arcobaleno esistono veramente! E noi abbiamo una foto con tutti e due! È bastato che ci concentrassimo sui ricordi della nostra vacanza! Non vedo l'ora di tornare qui con voi al più presto, ragazze! Chissà cosa scopriremo la prossima volta! Wow! Quale modo migliore di chiudere la settimana qui al Luna Park Arcobaleno! Avevi ragione, Shani! Te l'avevo detto! Il modo migliore per scaricare lo stress è divertirsi alla vecchia maniera! E via che si va sotto l'arcobaleno! Quella che cos'è? Una barca? Oh, Shani! Sta attenta! Quello è un... Wow! Questa giostra è fantastica! Ragazzi, guardate cosa ho vinto! Oh, ho sempre sognato di nuotare con i delfini! Ragazze, penso che questa barca sia qui per noi! Secondo voi dov'è diretta? C'è solo un modo per poterlo scoprire! Io vi seguirò da qui sopra, ragazze! Ma che posto è questo? Oh, grazie al cielo! Vi do il benvenuto nella Laguna delle Sirene! Io sono la regina Delfina! Sono stata io a mandare la barca a cercarvi! C'è un'emergenza nel nostro paradiso! Wow! Possiamo servirti, regina Delfina. Ecco, la preziosissima gemma Delfina è scomparsa. Senza i suoi poteri, la Laguna delle Sirene perderà tutta la sua magia. E le creature del mare saranno in pericolo. Aiutateci a trovarla. Guardate, manca poco alla scomparsa della magia. Forza, ragazze, andiamo a cercare la gemma Delfina. Qui sotto non c'è niente. Non c'è niente nemmeno qui al faro. Che cosa possiamo fare? Il tempo sta per scadere. Ragazzi, credo che ci stia suggerendo di andare sott'acqua. La gemma Delfina deve essere lì dentro! Sì, l'abbiamo trovata! Complimenti, ragazze! Forza, apriamo lo scrigno prima che sia troppo tardi! Grazie per essere riusciti a riportare la magia nel nostro paradiso! Wow! Siamo passate da una giostra arcobaleno a sirene magiche misteriose! Le abbiamo proprio viste tutte oggi!
stato troppo forte! Quello è Nicholas! L'avevo scambiato per un vero squalo! Ehi, Nicholas, questo non è carino! Se soltanto aveste visto le vostre facce! Allora non direste così, è stato troppo divertente! Ci rivediamo presto! Polly, va tutto bene? Sì, per fortuna non era uno squalo, vero? Già, per fortuna. Non so se siete d'accordo con me, io adoro gli scherzi, ma questo non era divertente. Ah, hai ragione, Shani. E se Nicholas lo ha trovato molto spiritoso, significa che ha bisogno di una piccola lezione. Già, facciamogli capire che gli scherzi cattivi non fanno ridere. Oh, mi è appena venuta un'idea. Dai, seguiamo quella foca. Ciao, Laila. Che cosa fai? Io niente, sono venuta a cercare le perle. Ne ho trovata una. Oh, bella. Wow, guardate. E vai, due le abbiamo. Ne manca ancora una. La cercherò io. Ragazze, qua sopra ci sono due perle. Due perle al prezzo di una! Grazie, signore! Wow. Ci vediamo più tardi! Sì! Oh, ok, ho capito! Bene, tu hai capito e noi abbiamo le tre perle del gioco e per questo ti ringraziamo! Sì, Nicholas, aspetta, perché adesso tocca a noi grazie infinite! Sì! Volevo dire, ho capito che non vi è piaciuto lo scherzo che vi ho fatto prima. Facciamolo uscire. Ma era soltanto uno scherzo. Lo sappiamo, però non ci ha fatto ridere molto. Mentre a noi piacciono gli scherzi in cui tutti possono divertirsi. Vi domando scusa per il mio scherzo. Tranquillo, le tue scuse sono accettate. E adesso chi ha voglia di un gelato? Ferme! Cos'è? Un altro scherzo? Oh. Sì! Oh. Ma questo è del tipo buono! Questa sì che è vita! Noi ragazzi andiamo a prendere il sole! Di aver passato una giornata perfetta. Mi piace tutta questa vostra energia positiva. Dovreste trasportare il vostro stato d'animo alla montagna della gratitudine. La montagna della gratitudine? La leggenda narra che chi riesce ad arrivare in cima viene ricompensato con uno stupendo premio. E che premio è? Sarete voi a dirmelo. Non conosco nessuno che sia arrivato fin là. E ci hanno provato in molti. Beh, noi non ci siamo mai sottratte a una sfida. Che cosa ne dite, ragazzi? Facciamolo! Ma dov'è la montagna? La leggenda narra che si sposti in continuazione. Poco tempo fa sembrava che si trovasse nel nascondiglio delle fatine farfalle. Delfina ha detto di parlare con le fatine farfalle. Oh, guardate! Quella deve essere una di loro! Oh, pare che la montagna si trovi in un posto freddo. Dove le distese di neve sono a perdita d'occhio. So dove si trova! Dobbiamo andare nella terra invernale delle meraviglie. Ma da che parte è? Pare si debba andare con le ali. Avete visto com'è alta? Coraggio, ragazzi! Possiamo farcela! Non mi sorprende che nessuno sia mai riuscito a raggiungere la cima. È un'impresa quasi impossibile, ma sono grata di avere la possibilità di provarci. Sono grata di aver trovato la montagna. Sono grata che esista il karate. Io sono grata che esista la scienza. Sono grata alla mia famiglia. E io sono grata di avere le mie amiche. Io sono grata di essere
arrivata fin quassù in cima. E io sono grata per aver avuto voi due al mio fianco durante la scalata. Non so come stiate voi, ma io mi sento magnificamente. È per questo che sono grata alla gratitudine. Ehi, chissà quale premio ha in serbo la montagna per noi.